Solo qualità su Baldo. E bentorna. Ma fa doppio lamento adesso. Bentornati su Baldo. Allora, questa è una zona del gioco. Finalmente stiamo registrando, abbiamo avuto un po' di problemi. Comunque ogni tanto fai così, controlliamo che tutto stia procedendo per il... No! Tutto stia procedendo per il... Bentornati al gioco che mi piace di più in assoluto nella vita. Vorrei dirvi che esistono altri giochi più belli di questo, ma no, la realtà è che non esistono. Fa rima con caldo, con Romualdo. Nicola vuole boicottare la serie. Nicola vorrebbe boicottare. No, guardate, sono felicissimo di giocare. Perché volete... Non dovete dire cose... brutte. Ma lo sapete che Sushi... Ma no, momento cultura. Sapete che Sushi In... devi smettere con Sushi. Sushi In, ed è un sito d'abbigliamento cinese dove spesso comprano le donne. Noi non facciamo sponsorizzazione. Eh no, è un fatto molto divertente perché stanno sfruttando i poveri lavoratori. Ah, è vero. E nelle etichette nascondono messaggi. Di aiuto. Veramente. Del tipo, sì, ci scrivono sotto la composizione, vengono scritti messaggi d'aiuto. La mia ragazza ha comprato da Shein, c'è una maglietta con scritto "Please help me" dall'etichetta. Ma che ansia. Scusa, però devi portare la merda. La maglia. La porterò. "Please help me". C'è scritto "Please help me" sotto la composizione. Io mi immagino la tua ragazza che va a lavare la maglia in tintoria, trovano quella cosa e pensano che a casa tu la meni, tipo. Ed eccomi qui, signor giudice. No, invece dovevamo dire addio a hai io. L'ho fatto un po' la Toscana. Sì, sì. Diciamo che questo era l'alibi per Rocco, non per altro. Allora, c'è una cosa importante da dire. Stanno usando le immagini di Baldo su altri videogame. Sì, a tradimento. E questa cosa l'abbiamo scoperta noi. Tu hai la registrazione? Io la registrazione te l'ho mandata. Me l'hai mandata? Sì. Me l'hai fatta vedere? Non l'ho me l'hai fatta vedere. Me l'hai mandata? No. Io manca non l'ho mai rollato così tanto. Guarda, ma scivola. Hanno aggiornato Baldo, scivola. Ma si slitta! Perché sta male! E quindi scivola. Vedi come fa quando sta fermo? Vedi? È un'animazione per sì, ma io non capivo perché non riuscissi a fare determinate cose. Adesso ho capito. No, devo andare oltre. No. Non so perché sto facendo questa cosa, però sono sicuro che il me del futuro. Lo saprà. Lo saprà, lui lo saprà. Stianas. Slitta. Allora, noi abbiamo superato una parte. Mamma, muore questo. Vabbè, muore. Madonna! Ma urla tantissimo. Che sofferenza. Provo a fare il giro. E tu pensa che la voce di Baldo è di qualche ragazzino italiano o qualche ragazza italiana? Però molto bravo. Fa pure la cosa giapponese. Guarda come è slitta. Oh. Ma non slittava così. Allora, di qua no. Perché mo si è aggiunta quell'animazione del cazzo di lui che sta male, vedi? Vedi, sviluppatori, questo dovete far controllare. Quello che controlliamo noi. Allora, di qua usciamo. C'è da dire che ogni sviluppatore sa che un giocatore normale, non un QDSS, arriva qui e si rompe il cazzo dopo 2 secondi a morire per il caldo e va a cambiare vestito. Solo no. E quello è un boss. Una nuova zona. Posterante. Una salamandra. Si è andata pure via la musica. Bravissimo! Ma io ho il potere dello slittamento. Sì, in queste situazioni forse addirittura. Però mo cerca stata la minchia.
No! Porco demonio. Bello, il gioco più baldo del mondo. From the beginning. Run one. Ah, bisogna infierire sui nemici atterrati, dai. Tu sei perennemente sfocato quando sei da quella parte. Ottimo. 3. 3 è il numero perfetto. 3 is a magic number. Per Babbo è 4 è il numero perfetto. Sì, è tutto quarti. No, è blu. È blu, ma. 20 di indie, 5. Se morivi con quello, guarda quanto potevo ridere. Chiave della segreta. Finalmente abbiamo accesso alle segrete. È proprio l'endgame. Ma di che cazzo sto a parlare? La segreta. Prende quella zona della mappa e quando la apri dici segreta. No. Siamo stati 2 anni. L'adolescente diventa un uomo di mezza età quando sale la regola. Già tanto che non dice oissa! Sarebbe stato bello. Facciamo un gioco lo chiamiamo oissa. Porca di quella... Sì. Orissa. Orissa, io sì. Bravo. Cammamida. No. La gravità di base. Ma ci puoi salire senza rollare su quello. Eh no, perché volevo rirollare sull'altro. Ah, ehi. Ma non so dove usarla la chiave, voi sapete dove usarla. Ma che servita un cazzo, quella è la verità, non sapete niente. Ma nelle segrete. Bravo. Senti, senti, noi stiamo giocando con te, quindi come facciamo a sapere cose che tu non sai? Cioè, tu sei quello che ne sa più di tutti al momento. Le guide hanno smesso però, di essere... voi da osservatori dovreste essere, cioè, indubbiamente più bravi di me, perché non vi dovete dedicare a altro che guardare il gioco. Ma io guardo la tua partita. Io non so come chi guarda i gameplay su YouTube, che non fa altro che guardare i giochi per capire cosa ci siamo persi nell'inquadratura. Io sono coinvolto e guardo te. Mica vivo per cacare il cazzo nei commenti. Si va alle segrete, ci sarà una porta e la si apre. Madonna! Lo scudo, fra, usa lo scudo. Porca di quella. Torna qua. Forzosamente. Che pesta. A proposito, ma io non ho messo il... Non ho messo il timer. Ci stavo pensando, ma poi ho controllato che stesse registrando e mi sarebbe scappato di mente. Vabbè, mo tra un po' controllo. 5 minuti? Io perché ho fatto? Almeno 6. Io dovevo solo aspettare. Prova ad andare di qui, tranquilli, faccio io. È orribile. Ah, la madonnina ha pianto. Bisogno di aiuto. Questa è molto orribile. Quella maglietta parla un sacco prima o poi. Secondo me pure nei videogiochi. Tutte le storiacce di Crunch ci saranno sicuramente nei giochi, delle texture, degli easter egg, delle cose. Chissà se pure in Overwatch sono passati. No. Questo fino di panini qua. È successo qualcosa, ma... Ok, vai, mo puoi finalmente accedere alla segreta. Sì. Qui abbiamo già risolto e siamo passati da questa parte. Dov'è questa segreta? Ah, di solito le segrete sono in basso. Beh, più in basso di così c'è il centro della terra, però, Rocco, c'è tutta lava. Lava come lava. Cosa per curiosità, eh?
Bene. Dici, qua c'è la modalità semplificata? Mi sa di sì, perché vedo tutta la mappa. Bello che nei commenti nessuno si è lamentato che usavamo la modalità semplificata, perché si sono resi conto immediatamente che non semplifica praticamente nulla. Cioè, tipo, sta segreta di cui abbiamo le chiavi, dov'è? Perché si trovano qui le chiavi? Vabbè, ma dal momento che li spingo. O non le abbiamo usati mai. Perché mai. Avete la potenza del cellulare, non capite niente. Oh no, quello spara! Che è questo qua? Attenzione. Sì, che non ci siamo mai stati. Certo, perché voi non vi ricordate niente. Ah, sì, 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 è vero, mi ricordo su cosa. Ma perché ci siamo stati? Sì, che ci siamo stati. Ma no, ha fatto tanto. È vero, quello. Ci è passato in mezzo, non si è fatto niente. Poi a 2 metri di distanza l'ha preso. Questo è un posto molto da segrete. Madonna, raga, siamo alle segrete. Questo pensa di Endgame. La maschera di Giada. Zorro. Ok, dobbiamo capire come passare di là. 2 ore e lo finiamo. E io che faccio? C'è un vaso però. Lancia il vaso nella bocca della statua. È una stronzata. Lo deglutirà, vedi? E poi apre il... Io non so che fare. Devi uccidere la macchina che spara il fuoco, dai. Beh, sì. No, non apre l'altro. E se fai 70? Ratatatatata. Secondo me devi riabbassare di nuovo quei cancelli che sono per arrivare qua. Però andando indietro e poi tornando qua. Ui! Ui! Qual è il senso? Il senso. Baldo è il senso, diciamo che. Adesso vi faccio vedere perché vi ricordate sto pezzo. Perché qui siamo venuti, no? Siamo tutti concordi? Le chiavi della segrete! Ah! Adesso avete capito che lì ci siamo. Cadi quella. Vabbè, muori. Cosa? Io non capisco cosa che genera quelle fiamme, però. Sono fiamme che camminano. Poi ci può girare la bomba. C'è una zucca sopra. Ma sono uomini. Ma uomini? Lascia il lancio. Una quanta gioia. Che ci faccio? Ragazzi, stiamo andando avanti alla velocità della luce. Ma che ci faccio? Può passare di là. No, vabbè, mo ci lanci la bomba. Ah, ci no, puoi lanciarci la zucca. Devi farlo pure prima. Una bomba. C'ha la miseria, raga. Chiave della segreta 2. Liquido blu. Questo raffredda? Ah, sì, adesso sicuramente. Bello, complimenti a tutti, bravi tutti. Ah, ma la mamma puttana. Sì. Interessante. Però è bello il gioco, no? Mi sta a piacere. Il gioco è molto carino. Sappiamo tutti che è una bugia. Mi sa che devo rifare. Che puttana. Sì, perché sei uscito? Per prendere il liquido blu che... Sono morto, non sono uscito. Ma infatti perché lo devo rifare se prendo il liquido blu? Ma se l'hai preso, infatti non l'ho detto, l'ha contato. No, non me l'ha contato perché... No, vabbè, no, vabbè. Cioè, tanto, forza del non rifare. Cioè, guarda, no, vabbè, ma tanto avevo sgamato che ci stava quel problema. Sì, però. Cioè, guarda che tu sei incredibile. Tu sei l'unico che può finire Baldo, sei il prescelto. Chiunque si sarebbe arreso per pur di non rifare sta cagamenta di cazzo. Ma non c'è niente sì, qui. Ma è solo il liquido. Tutto sto casino per prendere il liquido blu. Reward di Baldo, ragazzi.
Ma a che serve se arriva di qui? Ma ce l'hai ancora la tua segreta? No, no, lo so. Comunque mi sa che quello devi uccidere. Ma no, ma quello poi rivive sempre. Ma la diceria. Ma la devi smettere con questa diceria. No, è la verità. L'ha detto anche chi ha finito Baldo. Uccidete sempre tutti i nemici. Madonna. Cioè, per dirlo, immagino quante volte ci sarà rimasto bloccato, quante volte. Quindi noi siamo preventivi. Esplode! Bravo. Qua ce n'è un altro allora. Ma ci siamo di tutti. C'è da accendere quella cosa? Accendi, accendi. No, non serve a niente. Ma vi ricordate che ci siamo già stati qua? Ma perché mi fate rifare cose? Ho dei ricordi. No, è importante, è importante. Ho dei ricordi di sta parte. Sì, io lo sì, so. Siamo arrivati qui, sì. Sì. Eravamo arrivati da in alto. Ma perché mi ha dato quella cosa che è inutile, come le cose inutili? Perché secondo me non bisogna venire di qua. Ma ho fatto fare delle cose veramente inutili. Bisogna risolvere quel problema lì. Figa, sono qua. Formare numero P. Numero P di 4 cifre. Butta la mano. Lei butta la mano. E non posso sapere lei che cosa ha pensato e che cosa ha buttato. Stavano uccidendo tutti. Quanti, a sinistra, dove ti portavo? Quanti diti ci sono nella mano? C'è rimasto uno di nemico però. Ma non pensi? Guarda che per me è solo una perdita di tempo. Scusa, no, ma ricordi logica. Noi siamo arrivati dalla destra. Quindi per proseguire bisogna andare tutto a sinistra. Poi so che in Baldo è logica, non avete visto questo era tutto ciò. Ma nelle due porte in alto tu ci sei già entrato, questa. Oppure l'altra? Sì, sinistra, sì, ha già fatto. Sì. Sì, non vi ricordate un cazzo! 3000 volte sono stato qua. Però adesso ci rientriamo con la consapevolezza che c'è una segreta. Prova un po' quella a destra. Di porta. Ma ti ricordi dove? Ma una bomba di cupi là che c'è un greco. Dove no, è la fiamma. No, vabbè. Perché mi fate perdere del tempo utile per la vita, proprio in generale potrei fare altro. Bene. Stavo per morire, non c'ho più panini, che cazzo volete da me? Ma quindi se dovessi affrontare un boss? Attacca il cazzo e tiro. Non si può fare così. No, purtroppo stavo provando. Non saprei neanche io. Di solito ho sempre ottime idee su Baldo, ma oggi. Ma sì. L'unica cosa è là, morto. Non sono morto. Col caldo. Cazzo. Mo è un problema. Cazzo, il caldo è un problema qua. Dobbiamo comprare questo. Non ci abbiamo soldi. 2,93. 2,93. Quanto costano i vestiti? Torna ai 1000. Porca troia, veramente. Sono firmati. A questo punto andiamo a cercare i dindi. Non so che fare, non lo so. Questa parte. Ah, quello spara! Questa parte è veramente confusa. Sempre lì con lo scudo. Rimandagli indietro i colpi, beh sì. Proprio nella logica. Ah. Non so che fa. Tiragli una bomba di cuffia a quello, magari. Ecco perché. Ma sì, ma questo è quello che scendevo. Io non vi ricordavo un cazzo, giocate, ragazzi. Ma l'abbiamo fatto in live? Ma no, ma io. No. Madonna. Ci vorrebbe una guida. Ho fatto più male da solo. Porca troia.
Ma lì ci siamo già saliti. Non vorrei che la segreta è una porta bloccata che c'era. Ma l'abbiamo. No, l'abbiamo usata. Era quella che. Quella cacata là. Nel momento di usare lo strumento. Ma magari. Il problema è che non ci sono le guide. Si è fatto male? No, ha risbloccato la porta che aveva sbloccato già lì. Tranquillo Nicola, ti vengo. No, 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 no. Guarda, questo c'è che si tutti i figli del caldo. No, cazzo, ne ho, no. Posso dire che su Zelda eri più attrezzato? Quando giocavi a Breath of the Wild. La Madonna. Dai, la soluzione è... Dai, non può essere solo la pozioncina, dai. Ah. Cioè, mi fai aprire una che mi fa sta cosa qua? Che mi fa? Leggi la descrizione. Oh. Adesso sì. Eh sì, deve essere una cosa in the game questo. Beh, se riuscissi a congelare la lava per fartici passare sopra. Ma. Ma appisolo. Comunque dobbiamo andarci a procurare dei vestiti per il caldo, perché non si può. Con i video guida sanno che fa. È morto. Aspetta, ma figo, porca puttana, che fastidio sto corpo. Servono gli abiti. Ragazzi, che è successo? Bene ragazzi, dopo il crash... ha crashato Baldo, ha crashato... Andrà tutto meglio di così. Però abbiamo visto una cosa. Abbiamo visto che... Ma vi faccio vedere che cosa abbiamo visto. Ma non è che papagna che c'ho, perché sto digerendo. Ho mangiato il pollo e una bruschetta al pomodoro. Mazza, oh, che grande cena. No, era un buon pollo arrosto, una bella bruschettina fatta bene. Cioè, sono soddisfatto, ma mi sta a pigliare la papagna. Ah! Mille sofferenze. Comunque, stiamo rallentatissimi dal fatto che ti uccida spesso il caldo o il nemico. Madonna. Stiamo rallentatissimi soltanto perché stiamo giocando a Baldo. Beh no, anche in Elden Ring saremmo rallentati a quest'ora, sì. No, almeno ci sarebbe sfida, capito? Orca ma. Mamma ma? Ma? Maria. Non è che se usi il nome proprio cambia moltissimo. Niggia Cristina da venire in concerto. Ok. Ma Dio! Sì. Un saluto a Cristina che ci segue sempre. Cristina, ti vogliamo bene. Sei probabilmente la prima ragazza su cui abbiamo posato gli occhi quando eravamo piccoli e sarai l'ultima su cui li poseremo. Non mi si spegne più il fuoco. Bravissimo. Madonna, che cazzo. Non devi parlare. Che cazzo di range. Lascia, non lancia. Mannaggia Cristina, la vera ingongiare. Io già l'ho visto sto film. Titi. Mo devi salire sui cazzi in culo e poi lo rompi. Come ci si sa? Ah, rompendo il vaso di Pandora. Wow. Raga, è geniale. Sì,
sì, da merda qua. Pozione piccante, attenzione. Piccante? Sì, ma... Un tocco di piccantino. Okay, ma io che cazzo ci faccio qui? Non lo so, dovevi fare quelle cose. In base a cosa? Cosa... No, ok, so. Si può rompere quella pietra e si può andare. Ma chi? Ma perché? Ma non facciamoci domande. Gli si allunga il pene. Ma non ho capito. Niente, no, va bene così. Non lo so. Però mo ci avete cacato lo guazz, È importante uccidere ogni nemico. Sì, è vero. Sì, vabbè, però da dietro questo che c'ha scorrezze esplosive, c'ha... Scorre... No! Ok. Ma che brutto poi! Via! Bravo, Rocco. Adesso sì che... È importante. Devo chiudere sto fristo spruzzo qua. Non puoi sapere che meccanismo schiave che proprio non Rocco. È vero, però. No, 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 no. Ma io ti assicuro che è possibile. No, no, non deve funzionare così. Non lo, no. No. Invece sì, voglio. No. Qua bisogna sempre accendere tutto. Bisogna fare tutto. Sempre. Lo screenshot ogni tanto. Perché non ci sono. Qua si scava, te fermi tutti. Non ci sono obiettivi secondari in baldo. Ma vedi? Cazzo di niente. Tu sei secondario in baldo, ma gli obiettivi sono tutti primari. Un altro cazzo di niente. Vedi che vibes alla Sea of Kings. Due accese, ci deve essere una torcia per qua, no? Perché mi hanno messo questo posto qui? Vabbè, per fare... Almeno si può buggare, niente. Sennò sarebbe stato claustrofobico. Oh, ho acceso questi due faretti. Vedete che c'hanno significato queste maschere? Perché queste... Già l'abbiamo risolto! Dicevo, infatti, vedi... Siamo venuti da sotto. Dio! Hanno resettato. Chi? Il verde sta qui, invece dovrebbe stare qui. Quando? L'abbiamo fatto. No, l'abbiamo già fatto. No. Sono sicuro che questo è un anello dell'inferno di Redes. C'è chi non è pazzo. No. Ma si può tirare su la cosa. Capito? Quindi devi mettere un vaso... Nella cosa di prima, sì. No, così si sollevano, no, quelle di certo, dietro e questa davanti. Certo. Non ho capito. No, deve andare indietro, in alto a sinistra. Va indietro. No, non è come dicevo. Non puoi. Perché non ti piace come soluzione? O perché credi davvero che non sia quello? Ma no, così indietro. Ma non puoi escluderlo, capito? Cioè, potrebbe... Come strozzerà qualcuno oggi? Questo qua, qua ci puoi andare, qua ci puoi andare. Oh, il triangolo, fai lo screenshot. Ricordati che c'è il triangolo. Il triangolo di là non c'è. Ragazzi, ci siamo entrati, sì, sì, noi siamo passati da qui. Ah, mo ve lo ricordate, è vero. Però perché io devo vedere le cose dalla giusta dimensione. Allora, giusta sali qua sopra, ascolta me, sono sicuro che andremo risolto, guarda. Segui Paolo, Paolo ha capito. Che devo fare? No, vai a sinistra. Prima porta, prima porta. Prima, sì, dietro, sinistra. No, prima no. Porta. Sì, 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 sì. Esatto, adesso a sinistra, esatto. Io destra, sinistra, voi siete con voi. Fidati di me, prima porta. Esatto, oh, vai dritto, sì, quello a è il nemico, quello va. Lascia il nemico, quello. No, no, è tutti. Fai come che vai in alto a destra, va. Quando ascolto. Allora. Il vaso che è poggiato per far alzare le pedane di prima, lo devi riabbassare di nuovo. Esatto, vai lì. Ok, perché l'hai alzato? No, adesso è abbassato. Paolo, questa è una puttanata che tu mi stai a fare solo perdere un sacco di tempo. Tu, mo, poggia sto vaso qui. Esatto, sì. Bravo. Ah, ho capito. Capito? Cioè, però, pedane, cioè, se fosse così sarebbe di una crudeltà no, inaspettata. Manca. Guarda, io lo faccio giusto perché poi non ti ascolto mai più durante il gameplay. Ma io te lo dico perché quello che fare sì, io. Ma non io. Lascia qua il vaso. Ok, sì. Torna, torna indietro. Alla allora, sì, deserta amica. Torna nella mia stanza, Paolo. Sì, i vasi si sono sempre resettati. Uno se non si resetta sto giro è cavolo. No, sì, è baldo. È baldo, è relativo.
E mo vai sopra e vedi se si è abbassata la... Posso dire che poi non ti ascolto più? Come però almeno Paolo ha avuto un'idea, io per esempio non ce l'avrei mai la Madonna. Non lo sapremo mai, vedi? Adesso non lo sapremo mai. Ma mo secondo me devi tornare di nuovo indietro. Perché si è resettato tutto. Ma che cioè, cazzo è? Non puoi essere... Le vostre sorelle si sono resettate. Non puoi essere sicuro che non si sia resettato, capisci? Quel braciere lì. Ma non se ce ne sono due. Mi hanno insegnato che serviva a qualche cosa in generale. Ok, e allora qua ce ne sono due. E no, non te lo scavo questo, Paolo. No, l'hai già fatto. Però è l'unico che si ricopre. Si ricopre. Ma se le palle vanno messe nei buchi. Le mie palle vanno messe nei buchi. Sono due, come le palle al Vedi, quello si ricopre. Cazzate? Quello si ricopre. Io non voglio rifare il Cristofà qua. No, qua è già stato rifatto. Rocco Frambò di caccio. Se andasse rifatto però sarebbe davvero bello. Cioè tu immagina che... Ma questo perché ha fatto sta cosa qua? Ma dietro è vero. Sta faccia afroamericana. Necromante di... Dai, però porca puttana. L'afroamericano mante. Quella pietra è una runa. La runa è una pietra. Non so che fa. Ah, bisogna tornare indietro. Okay, dove? Indietro che significa? Comunque si è aperta la lingua di Salcazzi e Papeli. Ma bisogna... no, perché dobbiamo bloccare il flusso del dio. Controllo la guida. Perché si è spento? Ma non sa bene lui che cosa fa. Perché le chiamano guide se poi vanno in giro come noi cercando di non morire? Ma basta. Ma perché non morire? Muore 10 volte. La Madonna. Ah, ok, questo fatto così. È un problema qua, senza il vestitino del fresco è un problema. Oppure no, oppure bisogna solo pensare. Però che cazzo! Si è allungata l'albino. No, vabbè. Si è allungata. Dimmi, no. Che schifo. Si è buggato. È ricrasciato. Scusa, mi fai interrompere la registrazione? Si è rotto. Si è rinterrotto tutto. Sta crashando, Baldo, ma è questa zona piena di fuoco che... Ah, se ci passa Nicola... Sì. Facciamo di capo. Sì. Io vorrei che ci passasse. A cosa fanno riferimento? Allora, io ho capito una cosa nel mentre che voi parlate giorgianese antico. Allora, Nicola ha capito che sostanzialmente quando abbiamo aperto una lingua nera della testa nera, abbiamo attivato tutte le altre lingue di testa nera. Sì. Adesso dobbiamo attivare quella di testa verde. Io non ti faccio la domanda. Però sto posto non è nuovo. No. Questo posto non è nuovo. Oh Cristo, ho capito. Vi ho visto per un attimo in faccia un'espressione strana. Che cosa? Ve la faccio vedere. Io qui voglio replay la reaction di Nicola che ha capito. Ma guardava verso la finestra. Ha visto la tenda che si muoveva e di colpo il cervello ha attivato qualcosa. Sì. Spedito. Poi mi spieghi cosa te l'ha fatto venire in mente però. Cosa ha innescato? Il mio cervello ha fatto il collegamento. Da cosa? Queste cose mi affascinano. Da cosa sei partito? Dalla lingua. Che io ho buggato. Vuoi buggare anche la lingua? No ragazzi, ho buggato una cosa che non doveva succedere. La tenda non hai più attivato nessuna lingua verde? È colpa mia, lo ammetto candidamente, è colpa perché mia. Perché giustamente non ha... Perché tu sei passato su quel cazzo in culo... Sì, perché gli sviluppatori mi hanno permesso di fare questa cosa. Sia chiaro e venga messa agli atti. Tu non avresti dovuto aprire quello. Dove cazzo era la lingua verde del demonio? Non qui. Ma poi c'è la lingua rossa. Un problema alla volta. Ah, qua sopra c'è la lingua rossa, vedete, la maschera rossa. Sopra la porta. Però la porta la vedi là. E se si avvicina alla porta si vede la maschera rossa sotto. Ah, ok, sì. Vedi la rossa, color rosso.
Ma sì, quella rossa però si attiva dopo che hai fatto qualcosa con la verde. Che cazzo di backtracking allucinante. Però non te l'avevo detto io, le maschere verdi, tu mi hai parlato, l'avevo già risolto, Ma che stai dicendo, Pa? Ma quando maschere è successo? Maschere verdi. Sì, vabbè, ma se io urlo, non so, Gennarino Zuzzuso, non è che... Sì, quindi adesso devi farti questa legit. Ma non mi ricordo dove sta, sto cercando di farmi andare locale. Qua. Noi... Oh. Che giustamente c'è il Cristo rodente dentro. Pure io mi ricordavo sta parte qua con... Poi sviluppatori, venga messa agli atti, ve l'ho rotto il gioco, perché questa cosa doveva succedere dopo. Sono morto apposta. Sviluppatori, mi hanno detto delle persone che riconoscono che insomma ci odiano come poche cose. Ma vaffanculo, che siamo gli unici in Italia a giocare a sta merda di gioco, dovrebbero essere... Siamo tra l'altro i più diplomatici, come potete sentire dalle parole di Red. Porca di quella puttana, guarda. Alla fine gli faccio la fattura, gli faccio. Vaffanculo a te mammi, da va. E taratatatata. Le lingue verdi ce l'ha. Guardate come mangia per paura di dover rifare sta stanza. Ok, non abbiamo tutto salvo. Quindi siamo pronti. Però aspetta, ragazzi. Tu... Zitto, Rocco, fammi fare quello che devo fare. No, dobbiamo vedere quella cosa. No, Mario. Non mi devi stare zitto. No, no, adesso. Rocco, guarda. L'ha risolta, però quello c'era un segreto lì, capito? No, non c'era un segreto. Adesso Nicola andrà... E un po' se lo merita, però. Adesso andrà dritto dove serve. Dove troveremo? Dove troveremo? Rocco, puoi prenderlo tu il gamepad e io non lo tocco mai più. No, fa niente, Nicola. Per sfamare. Ma vaffanculo, sviluppato. Andiamo avanti. Ve lo dico proprio come un fratello, andate a fare in culo. Il fattola, il fratello di Dio. Meno male che hanno fatto una di quelle cose che non sono mortali. Infatti, a che serve questa cosa? Arrombicoglione, come tutto il gioco, tra le altre cose. Ah, ecco a che serve, certo, per le sfide. Paolo lo chiama il fattore sfida. Ci direi tritamento di coglione, per lui è... No, vedi? Sarebbe la sfida. Ma secondo voi posso salire là sopra? Ma non ci provo, la faccio come l'hanno pensata, perché tanto... Perché devo fare le cose come... Non le penso, le cose... No. Ok, ok, madonna raga, novità, novità! No, Diana... No... No... C'è ancora spazio per provare quella cosa. Sì, ma sicuramente si deve fare. Ma sto posto. Shortcut! Vai, così la prossima volta non ci dobbiamo fare quella rottura di coglioni. Dov'è la faccetta blu? Faccetta. Non ho mai vista la faccetta blu fino a mo. Verde. Ah, non ho capito. No. Tu l'hai capito, no? C'è la lava, dobbiamo svuotare la lava. Sì, ma quello si capiva pure prima. Non ci si crede. Dove cazzo è la faccetta blu de merda? Ma come lo scopriamo? Con la faccia blu. In quel lago di lava dove girano le tapparelle, le passerelle. E qua la rossa, due la devo risolvere, la rossa e la blu. E la blu, ma la blu non l'ho ancora mai vista io. Forse ora che abbiamo... A meno che avendo io smosso i pensieri più profondi e reconditi. Hai smosso la verde finalmente, quindi... Cioè adesso vale la pena rigirarsi tutto, capito? Ma io non so più che cazzo va a fanculo.
Ma con questo è meglio? Ok. Bravo Nicole. Guarda, finisco quello che c'è da finire perché non c'ho un voglio. Vaffanculo. Tutto anche in tempo. Ma non c'è una pozione del fresco, una cosa? C'è quella, il pipirozzo là. Qui non mi ricordo, non me l'avevo rifatto quando. Ah. Qua abbiamo risolto. Cioè neanche dal walkthrough si capisce che cazzo devi fare. Non lascia, la faccio blu. Sì, dove? La sfera che vomitava più. La lava. Al centro del. Buona che sei morto. Al centro della piazza lì. Sì, la maschera blu che sputava la lava. Questo qua che sputa la lava è blu. Però che cazzo ci fa? Devo salire su quell'altro cosa, sì. Ma quando si alzano? Mammo, cazzo, la mamma. Ma è diventato impraticabile, no, però. Che stress. Ma il fatto è che io adesso ho. Non so dove cazzo sono ubicato. Più fuoco lo stesso, porco. Che cazzo di fastidio. Comunque io sono sicuro che nei commenti ci diranno tutti: per forza è stressante perché devi avere il vestito. Non si gioca così. Appiatevi la vostra copia e gioca. Ah, è la tola. Ma da là quello si là. Quello si deve alzare, ma. Perché sono morto? È il caldo. No, avevo la pozione per un po'. Ma non funziona la pozione. Quella forse è per il freddo, vedete? No. Quella pozione. Che cagato il cazzo. Ma scusa, si sono ammazzati. Bellissimo. Oh. Che cosa? Oddio mio, che fiorchica! Siamo entrati in un loop. Ma porca madnar di che. Oddio. Ma che rangia questo? È impossibile. Il pipistrello nasce in prefire. No, ragazzi, siamo entrati in un loop di morte. Oddio mio. Scusa, ma se faccio così. Rinasce con tre cuori, capito? Ho capito, ma tre cuori sono più che sufficiente per fare. In realtà ne è uno. No, sono tre cuori. No, adesso sono tre, va. Noi ci vediamo al prossimo gameplay. Vaffanculo, voglio e baldo. Ci vediamo al prossimo gameplay, ragazzi. Andate a fare in culo.